Winter Wonderland Christmas Party, Calicanto dei Spa e Oggi Sposi, due realtà legate una al wellness e al benessere e l'altra all'editoria del wedding e del lifestyle, si sono unite per una serata molto speciale all'insegna del Natale in una proposta esclusiva molto ricercata proprio sull'evento Natale 2012. Sono tanti gli attori che partecipano a questa serata, ho il piacere di essere qui in compagnia con Mauro Adami, che con Domo Adami è uno degli attori principali di questa serata, che ha realizzato un allestimento da favola, come al solito, molto in tema. Raccontaci come hai creato questa proposta legata all'evento Winter Wonderland Christmas Party. Okay. Innanzitutto grazie a te Chiara, grazie a Calicanto, ma grazie soprattutto a Oggi Sposi, che è diventata una realtà e che ha creato una squadra. Mauro Adami, per Domo Adami, ma insieme a tutti quelli che tu sei riuscita a radunare, appassionati, innamorati del matrimonio, abbiamo creato questa giornata, questa serata sotto la neve, incredibile, wonderful, proprio perché volevamo festeggiare così un Natale tutto da sposare. Volevamo ispirarci al freddo, alla neve, ai boschi innevati, alle betulle. Abbiamo evocato il fuoco comunque degli elfi, le fate sedute così su dei tronchi gelati, e meravigliosamente è successo tutto, si è gelata la città, è rimasta sommersa, ma noi con tutti i nostri festeggiati e i nostri ospiti siamo qui per celebrare assolutamente quello che sarà una splendida serata. E tu sei pronto a dare il benvenuto agli ospiti che tra pochi minuti si presenteranno alle porte di Calicanto dei Spa con un allestimento invernale che però propone anche le ultime creazioni firmate da Domo Adami, quindi nel dettaglio gli accessori e una sposa invernale molto ricercata. Raccontaci appunto questi elementi esclusivi per questa serata. Ricercati, esclusivi, da sogno, volevamo evocare sicuramente quelle che fossero le icone per un matrimonio senza tempo, per cui l'eleganza, l'eccentricità, ma voluto comunque dato da questa nota di creatività pura, originale, come Domo Adami cerca e suggerisce di essere a tutte le spose del mondo. Le acconciature del 2013, nere e black, proprio per voler sottolineare la festosità e la celebrazione comunque, magari poco nuziale, però molto elegante, anche molto femminile, per un tocco di squisitezza festiva. Abbiamo dietro ancora delle acconciature, abbiamo delle scarpe di pelliccia create esclusivamente per questa occasione, proprio per lanciare poi la nostra nuova linea Domo Adami Shoes, Something Blue, che è venduta solo online. I puff confortevoli, perché li vorremmo davanti al nostro caminetto, e insieme ai decoratori il fuoco della passione che vorremmo bruciasse in questi bracieri nuziali, natalizi, tutti per noi, proprio per festeggiare, come ripeto, quello che deve essere un sogno meraviglioso da sposare. E tu riesci ogni anno a far sognare le giovani spose in maniera differente, proponendo sempre una sposa diversa, legata a una tendenza molto, molto sofisticata, molto ricercata. All'interno della spa troviamo un'altra proposta, un abito a cui io sono affezionata molto, perché nel momento in cui l'ho visto mi è piaciuto sin da subito, perché rappresenta secondo me una sorta di tua tavolozza creativa, un abito in cui c'è proprio la firma Domo Adami con il bozzetto creato appositamente sull'abito da sposa. Come è nato quest'abito e come mai quest'oggi lo proponi? È un abito che ha una sua storia. Nel 2013 Domo Adami compirà 20 anni e sto cominciando a tirare un po' le file di discorso, tirare un pochino le somme di quello che ho fatto a livello creativo, e sicuramente nessuno sarà di fuori da questi dossier, da questi reportage, delle creazioni che quando ero piccolo facevo in maniera molto ingenua, genuina, come ancora oggi voglio fare. Poi oggi magari sono un pochino più preso da altre cose, ma voglio sempre nutrire la creatività che c'è in me, il bambino che gioca con le spose da quando era bambino, in effetti. E l'abito che vedremo, che gli ospiti vedranno nel boschetto fatato, in effetti ha questa firma gotica, un po' come se fosse
graffiata con dei segni di matita, Domo ad Emi, tutti i ricami non sono altro che dei piccoli transistor, per cui che danno dei piccoli touch di colore su questo abito avorio, e tanti piccoli cristalli prismatici che creano un effetto di luminescenza veramente magica. E sono contento che tu abbia colto questa passione, perché anche per me è un abito molto significativo, perché è stato creato in un momento di particolare serenità d'animo che oggi voglio ricelebrare con te, e voglio augurare un 2013 a tutte le spose ricco, ricco, ricco di tanta felicità. Per finire, l'ultima battuta, il termine che spesso ti descrive il più a 360 gradi è proprio il creativo delle spose. Possiamo dare un'anticipazione, perché appunto so che in collaborazione anche con la mia rivista a breve lanceremo un'iniziativa che prende proprio spunto della creatività. Dici qualche battuta in anteprima, poi lo scopriremo nelle prossime settimane, sia sul tuo sito, sul sito della rivista e sul nuovo numero. Mi sono domandato in effetti, ma cosa pensa la coppia, cosa vuole oggi la coppia, perché dopo tante trasmissioni mediatiche di cui noi ovviamente facciamo protagonisti, vittime carnefici, dopo tanto aver scritto, parlato di matrimonio, essere andati in televisione a dire questo, quell'altro, io dico, ma la gente veramente cosa sogna? Qual è il sogno da sposare che la gente vorrebbe poter realizzare per il proprio matrimonio? E così ho dato la possibilità a tutti di esprimersi non solo in cucina o non solo attraverso consigli di wedding planner, ma provare con se stessi e dire, dimmi, raccontami il tuo matrimonio e raccontamelo in qualsiasi forma, per cui una possibilità creativo-artistica di espressione, di comunicazione molto molto importante. Per cui per te il matrimonio che cos'è? Una canzone, un dolce, un plastico, una lirica, un bozzetto, un racconto, un romanzo, quindi qualsiasi forma. E questo ho dato la possibilità proprio per poter vedere i ragazzi cosa sono, e questo lo lanciamo adesso, lo raccoglieremo in una wedding night a febbraio, fine febbraio, primi di marzo, dove esporremo, non è un concorso, è un'iniziativa, è proprio la volontà di capire, così radunarci tutti quanti insieme, invece di fare i quattro spaghetti, fuochi fiamme, o ma come ti sposi, ma come ti vesti, diciamo, dai, facciamolo così, raccontami la tua storia, la storia che hai nel cassetto e quello che sogni veramente, e poi lo discuteremo insieme. Bene, allora non ci resta che seguire Oggi Sposi, i siti di tutti i partner della squadra di Oggi Sposi, per scoprire tutte le iniziative, tra cui appunto questa legata alla creatività del mondo del wedding. Grazie Mauro. Grazie Chiara. E che la serata inizi.